Gentile pubblico, buonasera. Benvenuti alla prima edizione di Art Fashion Show. Conduce Andrea Schillirò. Buonasera, 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 fatelo, fatelo. Siamo tornati a vivere gli eventi. In nostra compagnia c'è Cecilia Blanciforti, una ballerina. Nasce nel 2002 a Catania, dove frequenta l'università. Sin dalla tenera età entra nel mondo della danza classica e contemporanea per realizzare il suo grande sogno, ballare per provare a trasmettere emozioni attraverso la danza. Loro fanno parte della compagnia Curiosi Incanti e saranno i nostri valletti di questa serata. E questa è la targa per te. Cecilia Blanciforti! Grazie mille! Io non sarò solo questa sera, avrò una grande collega. Lei è una grande donna, una grande amica. Signori, Sara D'Onsuso. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Andrea. Sara, sei pronta per questa grande serata? Prontissima. Contenta di essere in un posto così bello. Abbiamo tanti stilisti, abbiamo tanta moda, abbiamo tanta buona musica, abbiamo visto la danza. Ma noi abbiamo una padrona di casa, che è colei che dirige il tutto, la mamma di Runway Communication. La lascio chiamare a te. Conci Gulino. Bellissima, biondissima. Coloratissima, buonasera, buonasera a tutti, grazie e benvenuti. Conci, noi dobbiamo aprire questa serata in questa cornice bellissima del Palazzo Platamone insieme al padrone di casa di Catania. Sì. Perché tu sei la padrona di casa di questa serata, io sono il portinaio del luogo, ma abbiamo anche il padrone di casa della città. E allora chiamiamolo. Il nostro sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Accogliamolo con un grande, 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 grande applauso. Eccolo, eccolo. Sindaco, buonasera. Prego, prego da questa parte. Ciao. Vieni. Pronto per questa grandissima serata di eventi, di sfilate, di arte, di musica? Assolutamente sì, innanzitutto voglio precisare, non sono il padrone di casa della città, sono un catanese orgoglioso di esserlo, che sta vivendo un'esperienza difficilissima ma altrettanto entusiasmante da sindaco di questa città. Sono felicissimo, cara Conci, cara Andrea, cara Sara, che oggi con il vostro bellissimo evento si concluda un grande cartellone estivo che fra i primissimi comuni d'Italia abbiamo potuto offrire ai nostri concittadini, a tantissimi siciliani, a moltissimi turisti all'interno del programma di Catania Summer Fest. 220 eventi, 45.000 spettatori certificati, credo che questi dati siano molto indicativi e rappresentino motivo d'orgoglio non soltanto per il comune di Catania ma per la città di Catania. Noi abbiamo voluto dare un segnale anche di speranza dopo questi maledetti 18 mesi di questa pandemia che ha massacrato il mondo intero, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico. Abbiamo voluto regalare un sorriso all'interno del variegato mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo con un programma molto articolato e dando anche una mano significativa al mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, che è probabilmente stato quello più massacrato da questa pandemia, senza incidere di un euro sulle tasche dei nostri concittadini e quindi sul bilancio del comune, utilizzando gli introiti della tassa di soggiorno, che lo voglio dire per l'ennesima volta, viene determinato l'introito dai turisti. In un contesto di grandissima crescita turistica della nostra città abbiamo superato, cara Conci, i dati del 2019, ovviamente da giugno in poi, che hanno rappresentato l'anno record per la nostra città, quindi guardiamo al futuro con un ritrovato ottimismo. E quindi voglio, cara Conci, ringraziarti, perché conosco le tue eccezionali capacità organizzative, del tuo staff, del caro amico Stefano e di tutti gli altri, e quindi sono felice che all'interno di questa bellissima cornice del Palazzo della Cultura, che voglio ricordare a tutti i nostri concittadini, fino a qualche anno fa, prima ovviamente il nostro insediamento non è stata una scelta della nostra amministrazione ma delle ultime due, era la sede della Nettezza Urbana del Comune e della Falegnameria del Comune. Ebbene, poi è stato questo splendido palazzo ristrutturato, oggi è, credo, una delle più belle location della nostra città, quindi siamo felici, cara Conci, che Catania Summer Fest si concluda con questo bellissimo evento. Grazie Salvo, c'è una targa per te da parte dei ragazzi.
grazie, testa di cuore è bellissima. Grazie, grazie, grazie di cuore, grazie a tutti. Io uso questo perché in realtà c'è uno spazio del green carpet. Noi ci dividiamo il palco, noi ci dividiamo. Perché parliamo di ambiente, parliamo di sostenibilità e giustamente Concia ha pensato a uno spazio tutto dedicato al mondo ambientale. Cominceremo con il sindaco, ma tutti gli artisti poi man mano mi raggiungeranno in quell'angolo lì. Grazie, allora ci sentiamo e ci vediamo dopo. Sara Donzuso, grazie. Entriamo allora nel vivo della nostra serata, perché cos'è Art Fashion Show? L'arte fa da padrona. Iniziamo quindi con Borbone. Le capsule collection artistica Amicizia è stata realizzata in onore della città di Catania e della sua santa patrona Agata. La coppa artistica Crateri rappresenta nei colori della pietra lavica grezza e ceramizzata, nonché del vetro di Murano, l'eruzione del vulcano Etna, richiamo alla storia di Catania e della sua santa patrona. La coppa artistica Assira Occi rappresenta con giochi di colore importanti enfatizzati dal vetro di Murano opalescente, polvere di pietra lavica grezza e foglia oro. I fuochi d'artificio del 3 febbraio in onore della santa patrona di Catania Agata, Assira Occi. La coppa artistica Notte Stellata di Van Gogh infine rappresenta nelle tonalità del vetro di Murano e nei riflessi del vetro, degli strass e della foglia oro, richiamando il celebre quadro Notte Stellata. È un richiamo alla messa dell'aurora, momento in cui la santa patrona riabbraccia il suo popolo.
fosse. Riecco tutte le splendide ragazze con queste creazioni, seguite dall'artista che tra poco io manderò da Sara, che in questo momento è con il sindaco. Mentre le ragazze mi fanno da cornice, ci raggiunge anche la stilista, io do un attimo la parola alla nostra Sara, che in questo momento è in compagnia del sindaco Salvo Pogliese. Grazie, grazie mille Andrea. Allora sindaco, prima sfilata e ovviamente le corde del cuore vengono toccate perché si rievoca anche Sant'Agata. Assolutamente sì, bellissima sfilata nella speranza che nel febbraio del 2022 si possa ritornare a vivere la festa come l'abbiamo sempre vissuta. Questi ultimi due anni sono stati surreali anche dal punto di vista della festa di Sant'Agata, per quello che la pandemia ha imposto ovviamente alla Curia, al Comune, alla Prefettura, e quindi mi auguro che questa sfilata possa essere di buon auspicio per quello che mi auguro potremmo vivere il 3, il 4 e il 5 febbraio del 2022. Tra l'altro, mentre guardavamo la sfilata, dicevamo come questo posto, questa location è ideale proprio per eventi anche di questo genere. È una location bellissima, l'ho detto prima nel mio intervento sul palco, lo voglio ribadire anche adesso, perché credo che il Palazzo della Cultura rappresenti una delle più belle strutture della nostra città, perfettamente compatibile e adatta ad eventi di questo tipo, e quindi sono felicissimo che si concluda questo articolato programma del Catania Summer Fest con questi due giorni di altissimo livello qualitativo. Grazie, grazie al sindaco, di nuovo la linea ad Andrea. Grazie mille Sara, io sono rimasto con questa splendida cornice alle mie spalle, io chiamo qui l'artista di Borbone Borse, accompagnata dai nostri mori. Grazie, emozionata. Ciao Andrea. Ci rivediamo, noi qualche volta ci rivediamo sul palco. Per me è la prima volta nella mia città e ho voluto omaggiare la mia Catania così. Ma che bello, richiama anche l'applauso. Ma vi posso portare i miei spettacoli? Mi metto in borsa con me? Bello, grazie mille, grazie. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo sicuramente. E grazie ai nostri mori. E noi andiamo avanti con un'altra grande sfilata, ma se io mi accodo a loro posso scendere? No, buonasera. Andrea, siamo qui con Anna Bonafede, questa COF che unisce passato e futuro con un legame molto forte con la Sicilia. Allora, la Sicilia è la mia terra e ho rivisitato un po' la coffa tradizionale che è in palma nana, dando un senso di ecosostenibilità e sfruttando quello che è lo scarto dell'industria tessile, lavorata uncinetto, e da lì nasce la mia borsa modello coffa. Sottolineando che ogni pezzo è unico, quindi nessuna donna avrà mai una borsa uguale ad un'altra. No, assolutissimamente no, perché un pezzo non si può ripetere e quindi rimane un piccolo pezzo di artigianato puro. Grazie, grazie mille ad Anna Bonafede. E allora Andrea, ora tocca a te. Pietro Paradiso, il nostro prossimo artista. La fonte quindi ispiratrice rimane la sua terra, la bellissima Puglia, influenzata dallo stile arabo, dalle memorie turche che troviamo nelle creazioni dei suoi caftani, dove la sapiente gestione di materiali e colori si fondono in opere d'arte. Signore e signori, Pietro Paradiso. Pietro Paradiso dedica alle prossime festività natalizie una capsula di abiti demo couture realizzati quasi interamente di ciniglia di velluto. Abbandonato il rosso e l'oro per gli outfit, impiega verde, arancio e il rosa carne oltre al nero. Colori più tenui e meno ridondanti inclini alla sobrietà, dice lo stilista, perché la moda non può essere separata dalla grave condizione che ha colpito l'umanità intera.
Collezione di Pietro Paradiso. E io sono veramente felice di avere questo amico qui sul palco. Ci siamo incontrati su altri palcoscenici insieme e sono veramente felice di averlo rivisto qui. Gli ho detto poc'anzi e gli ho rinnovo di nuovo. Io chiedo il vostro applauso per questo grande stilista pugliese, Pietro Paradiso. Buonasera, grazie. Christine non era pronta perché la nostra regina, il nostro capo d'arte, ci ha impiegato più tempo per essere preparato. A voi. Ciao. Questa tua sfilata, diciamo, l'ho chiamata la tua pupilla siciliana, la nostra Cristina. Lei ha sfilato per me anche in Puglia l'anno scorso, esattamente in questo periodo. Sara, ti vedo in compagnia di qualcuna. Aspettando il prossimo artista, vogliamo anche l'impressione di chi questo lavoro lo guarda da un altro punto di vista, ossia le colleghe giornaliste, tante quelle presenti in sala. Cominciamo con Giada Condorelli di Street Fashion Knowing Food. Una prima impressione, abbiamo visto anche tante stories su Instagram. Sì, ovviamente i social sono quel mezzo di comunicazione moderno con cui far veicolare il messaggio degli artisti, dei designer e delle nuove creatività che si stanno affermando sul territorio. Questa è una perfetta occasione anche per farsi notare. Una prima impressione. Sicuramente la location è tornata al suo ruolo principale di cultura, perché arte e moda sono cultura, quindi è emozionante rivedere questo palazzo storico protagonista di questi artisti. Grazie, grazie mille a Giada. Ti faccio riaccomodare ringraziando anche Daria Raiti e Valeria Lopez Rossi, che dirigono appunto Street Fashion and Food, che sono stati molto vicini in questa edizione, prima edizione, pubblicando anche tanti articoli. E adesso quindi la targa per Pietro Paradiso da parte dei nostri Mori. E io dicevo prima che sono veramente doppiamente felice di vederti questa sera con noi. Anch'io. La targa per Pietro Paradiso, io ti mando dalla nostra sala Don Suso che ti aspetta. Grazie a queste bellissime ragazze. Grazie alle tue creazioni, grazie mille ragazzi, accompagniamoli con questo bellissimo applauso, grazie. Eccoci con Conci, ce l'abbiamo fatta. Eh sì, ce l'abbiamo fatta e io sono venuta qui sul green carpet. Pietro, vieni, avvicina, perché voglio ringraziare Pietro e voglio dirlo, perché per me è un amico e mi ha dimostrato molto di più, perché lui è uscito la settimana scorsa dall'ospedale, ha avuto un bel attacco cardiaco, è stato ricoverato, e quindi, ma lui voleva esserci perché lui ama Catania più di ogni altra città, forse più della Puglia come regione.
Io dico sempre di essere un fanatico pugliese, però la Sicilia ha per me nel cuore un posto privilegiato e Catania in modo particolare. Continuo a dire che i catanesi non si rendono conto del tesoro che hanno, tranne qualcuno. Grazie Pietro, ma lascio fare il suo lavoro a Sara, grazie. Solo perché mi colpisce il fatto che ti definisci un artista multitasking, perché? Ma perché oggi definirsi uno stilista è riduttivo. Poi in realtà che cos'è lo stile? Lo stile è qualcosa che ci appartiene fin da prima della nascita, o ce l'hai o non ce l'hai, e non possiamo imporlo. Quindi io accompagno le mie clienti, che diventano poi sempre mie amiche, a realizzare quello che possa essere un loro sogno, o magari anche solo ed esplicitamente ad avere più consapevolezza rispetto a quello che devono vestire. Quindi è questo il tema vero e proprio. E soprattutto parli di processo alchemico. Eh sì. Il processo alchemico nell'abbigliamento è qualcosa di fondamentale. Quello che vestiamo ci rappresenta, ma ci rappresenta nel profondo. Quindi la cura più essenziale al dettaglio, soprattutto al colore e alle forme, ma quello che sentiamo profondamente è davvero qualcosa di estremamente profondo, non può essere trascurato. Io ho notato il tuo top assolutamente accostato in un look informale di pomeriggio, ti faccio i miei complimenti perché la tua alchimia nel processo aurico viene fuori molto bene. Grazie. Namaste. Grazie, grazie mille, grazie a Pietro Paradiso e ancora, pronti per un'altra sfilata? In questo quadretto, visti così, sembriamo un po' un trittico di arte povera, tipo cassettone e comodini. Grazie ragazzi, grazie mille. Io vedo tante personalità qui con noi, a colpo d'occhio vedo la voce pomeridiana di Radio Studio Centrale, Chiara Kines, grazie per essere qui in nostra compagnia, tra poco la prossima artista. Olga nasce a Madrid, ma è una cittadina del mondo. Crea A Pompidou, il brano del il brand dell'arte con gli stracci. A Pompidou.
questo è a Pompidou. Ora saliamo, vediamo le ragazze salire insieme a Olga, che mi ha detto: Andrea, per favore, non farmi parlare tanto. Quindi Sara, tra poco io ti mando Olga, che non vuole parlare tanto, che dice di parlare male l'italiano, ma non è vero, perché è bravissima, è veramente simpaticissima, oltre ad essere una grandissima e bravissima artista. Magari la prossima volta gli uomini copriteli, perché se siete la differenza non è il caso, cioè poi ci sono io. Olga, accompagnata dai nostri mori. Ti sei portata la curva sud, si dice a Catania. Hai portato qualcuno. Come va? Tutto a posto, grazie. Sei emozionata? Moltissimo. Parli benissimo l'italiano, davvero, quindi non preoccuparti, veramente complimenti sempre per le tue collezioni, sono grazie. Bellissime come sempre, complimenti per tutto l'impegno e per ciò che fai, veramente. Grazie mille. E abbiamo i nostri mori che ti consegnano la targa per A Pompidou. Grazie. Ragazzi, facciamo un applauso anche alle ragazze che fanno una fatica immensa, si cambiano subito, sono velocissime, oltre ad essere anche bellissime. E nel frattempo guardiamo la collezione di A Pompidou. Ed eccoci allora nel nostro green carpet con Olga. Olga, il mondo è la tua ispirazione, il mondo è la tua fucina di idee. Sì, mi piace ispirarmi di tutti i posti dove ho viaggiato e soprattutto prendere spunto nella natura, anche perché mi sono resa conto dopo studiare moda che c'è tanto spreco, quindi volevo fare un giro a tutta l'idea della moda e riapprofittare quello che si butta e creare qualcosa di nuovo. Quando hai creato la tua prima opera? Perché i pezzi di stoffa a casa tua diventavano modelli meravigliosi. Allora, ho iniziato tanto tempo fa, la prima volta ho comprato la stoffa, sempre una stoffa organica, perché volevo fare moda sostenibile, però poi appunto, come ti dicevo, vedevo che c'era tanto spreco, quindi ho iniziato a recuperare abiti che nessuno voleva, facevo il filo con questi abiti e poi li intrecciavo per creare gli abiti di flamenca, come quelle che avete visto, o in questo caso ho presentato anche una collezione ispirata nella Sicilia con i ricami, e tutti gli abiti base erano fatti con tinture naturali. Grazie, grazie mille Olga, puoi respirare, è andata benissimo. Grazie, grazie mille. Andrea, siamo pronti. Grazie Sara, adesso un'altra, fatelo questo applauso, non siate timidi. Un'altra artista che purtroppo non è qui con noi perché è rimasta a casa sua a causa del Covid, perché non le è stato consegnato il visto, però ha fatto un breve video con noi, Lorato. Ascoltiamola. Hi, I am Afuza Siddiqa Roja, fashion designer from Bangladesh, owner of Lorato. I would like to thanks President Kunsi Gulino for inviting me in the art fashion show organized by Runway Communication. I'm sorry to say that due to a pandemic and COVID situation, it was not possible for me to get a visa for Italy from Bangladesh. Please accept my deepest apologies that I would not be able to attend the event this time. Thank you for the opportunity and the support you have provided. I hope that I will be able to attend the next event and work with you in near future. Thank you so much. Bye. La nostra Lorato, che chiama Conci Gulino, la presidente di Runway Communication, si scusa per non essere qui presente, ma proprio ha spiegato nel video che non ha potuto ottenere il visto dal Bangladesh all'Italia, spera l'anno prossimo di essere qui in nostra compagnia, continua a scusarsi e si ringrazia, e noi la ringraziamo per aver fatto questo breve video di saluto. Adesso una breve pausa con la musica lirica. Parlavamo proprio di lei all'apertura, sto parlando di una grande cantante lirica che qualche settimana fa ha debuttato su questo palcoscenico con Carmen Opera Pocket. Lei era proprio la protagonista di questa opera lirica, sto parlando di Roberta Celano. Che del nebeto privosi, e se pieno de colore.
mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour. L'amour est un fin de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te mets près, garde toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, près, garde toi. Guarda Andrea, sì. Ho saputo, un angioletto mi ha detto che tra i tanti ospiti, graditi ospiti, sì, di questa sera ci sono, a proposito di musica, due artisti meravigliosi che compongono il duo dei violinisti in jeans. Quindi, visto che vi ho chiamato, vi prego di raggiungermi subito qui sul green carpet, perché vogliamo dal vivo immediatamente la loro impressione. Quindi appena li avrò qui accanto a me ti richiederò la linea. Andiamo allora avanti noi con la prossima artista, Maria Giovanna Costa, l'Isola delle Meraviglie. Maria Giovanna Costa. Attraverso questa capsule artistica, l'ingegnere e stilista Maria Giovanna Costa presenta la sua personale visione della moda attraverso il sommo poeta, immaginando un passaggio tra passato, presente e futuro. Stoffe leggere, di un rosso acceso che richiama il risveglio della passione. Pizzi antichi e ricami rappresentano il passato, in questo caso l'inferno. Tessuti più pesanti, ricchi di paillette, tinte chiare, color sabbia e verdastre, rappresentano il preludio della vita difficile che attende l'uomo, il purgatorio. Materiali innovativi con tinte quasi trasparenti e tessuti leggeri rappresentano l'innovazione nel settore della moda, il futuro, il paradiso. Come down with you.
Paradiso e Purgatorio di Maria Giovanna Costa. Sentiamo qui sul palco insieme ai bellissimi modelli e modelle che hanno indossato questi splendidi capi realizzati dalla nostra Maria Giovanna Costa, alla quale regaliamo quest'altro applauso.
alla quale daremo tra poco la targa. Nel frattempo mi raggiunge Sara, io ti do la linea perché so che sei in compagnia dei nostri ospiti. Esatto, come vi accennavo poc'anzi, c'è una parte dei violinisti in jeans, Antonio Magri. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, perché rimango ammaliato da queste belle ragazze, di questi costumi veramente belli, belli. Come diceva poco fa lo stilista, la Sicilia va veramente consacrata. Abbiamo tante cose belle di cui non siamo consapevoli spesso i catanesi, e questo è un rimprovero che ho accettato in prima persona, perché dobbiamo fare di più. E complimenti a chi ha di queste iniziative, tipo Conci Gulino, che merita veramente un grosso applauso. Grazie, grazie, perché ci hai regalato veramente una bella serata. Noi, insieme ad Angelo Di Guardo, che stasera non è qui, cerchiamo di esportare nel nostro piccolo la cultura siciliana e italiana anche all'estero, e venerdì ci esibiremo a Boario Terme cercando di dare il nostro contributo. Grazie, grazie a tutti per l'invito. Buonasera. Andrea. Grazie Sara. La nostra quindi stilista Maria Giovanna Costa, accompagnata dai nostri mori. Prego, prego, buonasera e complimenti, complimenti. Grazie mille. Da parte della nostra bellissima. Grazie. Facciamo una foto di rito. Grazie mille, grazie, grazie. Grazie mille Andrea, lo dicevamo poc'anzi, ci ha raggiunto Maria Giovanna Costa, un ingegnere con l'estero però, è la creatività che scorre nelle vene. Sì, gli ingegneri comunque sono molto creativi. Io devo tutto a questa facoltà di Catania che ho studiato, che è veramente ingegneria di l'architettura, perché mi ha permesso di sviluppare di più, di concretizzare la mia creatività. E se oggi io posso permettermi di sperimentare i tessuti, di recuperare la cenere vulcanica e altri materiali, è grazie all'ingegneria. Quindi questo percorso andava fatto e sono molto felice. E poi anche mi permette comunque di andare oltre, di programmare, di pensare all'installazione che devo fare, di creare queste strutture. E di pensare anche a un possibile format del brand, perché il mio principale obiettivo è appunto quello di creare un brand qui in Sicilia, per tanti motivi, perché noi abbiamo visto l'aspetto artistico, la tradizione, l'innovazione, ma è anche vero che la moda per me è uno strumento di comunicazione, e quello che voglio comunicare è una rinascita per il mio territorio, introducendo anche l'aspetto sociale, creando appunto dei laboratori creativi che possono permettere di lavorare a delle persone che sono state vittime di violenza di genere. Questo è un tuo obiettivo, quello di aiutare le donne vittime di violenza di genere, di usare, uso questo termine, scusate il gioco di parole, proprio per lanciare un messaggio affinché questa brutta piaga prima o poi possa essere debellata. E io il messaggio lo voglio lanciare in maniera positiva, perché si rinasce soltanto se si ha la possibilità di creare, di lavorare, e l'ambiente della moda, che vede tutto dal photoshooting, dal truccatore, tutto quanto, dà energia positiva, la creatività ti permette di rinascita. Ecco perché io considero la moda un forte strumento e vorrei attuarlo con tutte le mie forze. Infatti non ho scelto di fare la semplice stilista, ho voluto creare veramente un brand, l'avete visto con questi abiti che appunto sfruttano le grafiche da me ideate, e anche ho creato un abbigliamento sportivo, un abbigliamento casual, perché è quello poi comunque che dà l'identità al brand stesso. Grazie, grazie mille a Maria Giovanna. Andrea. Noi possiamo andare avanti, perché non stiamo parlando in questo caso di uno stilista, ma sto parlando di Fabio Teriaca. Nel 2018 inizia la sua collaborazione con Sergio Cammariere, le cui colonne sonore valgono 14 premi internazionali al maestro, e realizza per lui un video musicale dal titolo Con te sarò, presentato alla stampa nel maggio 2020. Vediamo questo video, Con te sarò, e poi in linea Sara Donzuso. Thank you.
cosa serve per vivere un amore, per liberare il cuore dal peso che ho. Tu che sei come me, senza parlare, mi stai portando dove non siamo ancora stati mai. Sembra tutto nuovo vicino a te, dammi la mano e vedrai dove andrai. Io ti seguirò per tutto quello che sento, per quello che mi dai, sempre tuo sarò. Cosa che vive e muore, poi rinasce altrove, così come fa un fiore, è lo stesso per noi. Quante volte l'ho fatto già per non morire, non resta che cambiare per diventare come sei. Ora io ci provo, ma non lo so se poi da solo ce la farò. Tu lo sai, io ti cercherò lungo le strade nel vento, ovunque tu sarai, io con te sarò. Cambierà tra noi quello che saremo, io non lo so. Prenditi cura dei sogni e vai, tu vedrai. Io ti troverò ovunque, in ogni momento, ovunque tu sarai, io con te sarò. Chiesto al nostro operatore proprio di riprendere questo arrivo, questo momento di Fabio Teriaca insieme alla nostra Conci Gulino, perché è giusto far vedere proprio questa parte, questo dietro le quinte che in realtà poi ci accompagna anche nel resto di questa serata. Buonasera, complimenti innanzitutto per le emozioni che ci ha saputo regalare. Che emozioni? Che emozione che vi ho saputo regalare, tante emozioni, è una serata fantastica. Io ringrazio Conci per tutto, anche per questa passerella, per me è un grandissimo onore. Niente, sono felice di essere qui e di rappresentare Catania fuori, perché diciamo con questi video siamo andati molto in Italia, ma soprattutto all'estero. Mi è piaciuto notare, guardando il video, in quest'autobus la scritta Catania, quindi questa scritta, questa città, questo amore che comunque pervade la sua opera e che ci permette di portare questa città nel mondo, come lei tra l'altro accennava, un mondo che poi la premia con tantissimi riconoscimenti.
Sì, è stato molto apprezzato. Tante volte magari progetti fatti in Italia vengono meno apprezzati in Italia e più apprezzati all'estero. Quindi io sono molto contento di aver portato la Sicilia, la mia sicilianità nel mondo, e sto cercando di affermare anche questa sicilianità in Italia, dove, ripeto, il settore cinematografico è abbastanza chiuso e stretto. E niente, quindi ci tenevo proprio a mettere la scritta Catania nell'autobus. E questa scritta Catania dovrà sempre volare, sempre accompagnarci. Grazie mille a Fabio Teriaca. Andrea. Allora, nel frattempo io vi presento la prossima artista, parliamo sempre di siciliani, parlo di Linda Schipani. Quindi vi lascio questa bellissima sfilata. Thank you.
mentre vediamo sfilare l'ultima creazione di Linda Schipani, la nostra artista, Linda Schipani, accompagnata da uno dei nostri mori. Prego, 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 prego. Linda, complimenti e buonasera a te, bellissime creazioni, come ho chiesto anche agli altri tuoi colleghi. Da dove nascono queste creazioni? Da diversi materiali, principalmente possiamo dire che in generale nascono da rifiuti, da oggetti destinati a diventare rifiuti, perché hanno esaurito il loro ciclo di vita. Se vuoi possiamo andare a raccontarne alcuni. Sì, per esempio, sì, io sono curioso, ad esempio, di lei, che cosa sono tutti. Di lei, sì, ecco. Sì. Queste sono state riconosciute subito dalla regia, eh? Perché sono pellicole 8 mm. Ah. Però non da sole, sono state montate insieme a carta pergamena utilizzata nella costruzione dei trasformatori di corrente. Caspita. Poi qua abbiamo anche uno splendido bracciale oro, fallo vedere, di plastica. Ah. Gli orecchini in carta da i volantini. Prevalentemente. Io vedo cravatte, è possibile che più avanti vedo cravatte? Sì, ecco. La cravatta in questo caso è montata su una recinzione stradale, quelle bellissime arancioni. Ah, ora che me lo dici si sto riconoscendo, sì, sì. Sì, poi qua c'è un po' di gomma di ruote, era una ruota a scoppia, i cerchietti delle bottiglie. Poi basta, possiamo continuare. Ecco, questo tessuto, questo è molto interessante. Questo tessuto in particolare, così come quello rosa e quello beige, sono le cimose. Le cimose, ossia un termine non tutti lo conoscono, è proprio lo scarto dei tessuti. Quando realizzano i tessuti e il tessuto, tagliano la cimosa. Poi ci sono i restanti scarti del taglio e allora con le cimose abbiamo fatto le gonne, con le altre parti scartate dai tagli abbiamo fatto gli altri abiti. Bellissimo. Cerchiamo di ridurre gli impatti ambientali di vari settori, dal settore della moda, e poi abbiamo anche delle incursioni naturali come le mandorle vestite oro del cappottino. E la collana del ragazzo cos'è? È carta. Carta. Sì. E poi abbiamo una foglia naturale, questa nasce ora, questa è l'ultima creazione, e sono riuscita a farla diventare sempre verde, non tornerà più marrone. Bellissimo. Sì, 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 qua c'è la natura che vuole rimpossessarsi della moda. Bellissimo. Linda Schipani, grazie. Io ti mando da Sara Donzuso per un'altra intervista veloce, veloce, di fronte a noi. Puoi fare la passerella insieme alle nostre modelle, ai nostri modelli. Grazie. C'è la targa, grazie, facciamoci la foto di rito. Linda Schipani, grazie, grazie mille, bellissime creazioni. Sara, io ti mando questa bellissima collezione di Linda Schipani. Hai capito quante cose sono in questi abiti? Guarda, sono rimasta piacevolmente ammirata da queste creazioni, tra l'altro leggendo la biografia, anche grazie alle informazioni che tu ci hai fornito, scopriamo come tanti materiali elettrici, ma tanti materiali di riciclo possono diventare una vera occasione di moda. Io invito l'artista a raggiungermi qui sul green carpet, l'aspetto per l'intervista, anche perché sono curiosa insieme a lei di scoprire cos'è la Factory, è uno degli elementi che caratterizza la sua carriera, la sua produzione. Una vecchia fabbrica che riprende nuova vita grazie alle sue idee, grazie ai suoi progetti. La vedo arrivare. Buonasera Linda, prego, qui alla mia destra accanto a me. E allora parliamo subito di questa Factory. La Factory è questo stabilimento di famiglia dove ormai ci sono molti spazi inutilizzati e allora ho pensato di trasformare, anzi anche di far trasformare tutti quei materiali che sono dentro, quindi scarti di lavorazione, vecchie plafoniere, tanto materiale elettrico e di illuminazione pubblica, è stato trasformato da circa 200 artisti coinvolti in opere d'arte, elementi di design e anche oggetti di uso comune. E poi altri materiali sono diventati anche abiti, come avete visto, e questa è una mia, diciamo, collezione, ma anche gioielli. Oggetti. Ricordiamo dov'è questa Factory? La Factory si trova a Messina, nella zona industriale di Messina, in via Croce Rossa. È uno spazio molto interessante perché l'archeologia industriale si fonde con l'arte e trasforma tutti quei materiali ormai inutili in qualcosa di interessantissimo. Questo, Linda, ci insegna che nulla è inutile, che tutto può avere una nuova vita. Grazie mille. Andrea, di nuovo a te.
E adesso parliamo di Melchiorre Napolitano, artista fecondo che da molti anni opera con successo esponendo in numerose sedi in Italia e all'estero. I suoi quadri e le sue sculture sono ispirate da bellezze territoriali alle quali ha attinto nei suoi continui viaggi intorno al mondo, con un'esplorazione pittorica che viene restituita nelle tele come sorta di archeologia del paesaggio che prende forma dalle sensazioni che esso suscita, una restituzione del paesaggio, quale somma di luoghi mentali fatti di ricordi, letture, racconti, sino a metterne a nudo l'essenza. Un equilibrio instabile tra pieni e vuoti, forme e colori, la cui prima fonte di ispirazione è la sua terra, la Sicilia. L'artista spazia dalla pittura polimaterica su tela alle tecniche miste su carta fabbricata a mano, dagli acquarelli alla ceramica, dalle sculture alle installazioni. Le opere di Napolitano, tripudio di colori e forme di rara bellezza, sono un singolare e prestigioso biglietto da visita di un artista il cui lavoro, seppur trasfigurato in termini fantastici, riconduce alle nostre ricchezze ambientali e artistiche che il suo apprezzato estro porta da anni in ogni angolo del mondo. Melchiorre Napolitano. Arrivano anche i nostri mori a portare il microfono e la targa. Intanto buonasera, buonasera, benvenuto, fate l'applauso a Melchiorre Napolitano, buonasera. Ecco i nostri bellissimi mori, così li può apprezzare da vicino, sono bellissimi i nostri ragazzi, veramente. Li avevo già visti, sono due figure fantastiche, molto piene d'arte, ricche d'arte. Io lascio la parola alla nostra Sara che la sta aspettando, ma noi prima facciamo la foto con la targa dato da uno dei nostri mori. Sta arrivando anche la nostra telecamera che proprio raccoglie questi momenti, questo speciale duo che mi raggiungerà qua sul green carpet, e sono felice di poter parlare con Melchiorre Napolitano, ricordando anche, lo ricordo ai nostri ospiti, che le opere di Melchiorre, così come tutte le altre opere, domani possono essere ammirate qui al cortile Platamone per tutto il giorno, con tante attività che si susseguiranno in questo meraviglioso cortile. Per rivivere anche tutti questi momenti c'è un'agenda che è stata preparata, l'agenda Art Fashion Show 2022, che può essere ordinata e può essere un'occasione per contenere tutti i ricordi di questa serata. Opere meravigliose, non riesco ad aggiungere altro. Molto gentile, vi ringrazio veramente. Sono felice di essere qui perché sono ormai, come dire, tante volte sono venuto qui a Catania, quindi questo gemellaggio continuo con i cugini catanesi, mi permetto di dire, visto che sono palermitano, mi è molto gradito, mi è stato accolto con molto entusiasmo e con molto affetto. Che se ne dica, fra i palermitani e catanesi sorre sempre buon sangue. Io dico sempre, tra i miei più cari amici ci sono dei palermitani, e quindi confermo che si può essere cugini e amici. In una battuta velocissima, cos'è l'archeologia del paesaggio? È un fatto, come dire, legato alla nostra memoria, perché in realtà tutti guardiamo un paesaggio, ma il paesaggio non è inteso soltanto iconograficamente come la montagna, il lago, insomma. Il paesaggio è qualcosa che portiamo dentro anche quando viaggiamo, guardiamo, non ci accorgiamo, ci guardiamo, ma la memorizziamo. Quindi l'archeologia è un po' come ripercorrere parte della propria vita e restituirla secondo le proprie capacità, chi con la fotografia, chi con la pittura, eccetera. Con l'arte a 360 gradi. Grazie mille a Melchiorre Napolitano. Vi ricordo, le sue opere le potete ammirare anche domani qui in questa meravigliosa location. Di nuovo a te, Andrea. E adesso Jerry Enrico, creatore del brand Agios, riesce a far incontrare sacro e profano celebrando la bellezza nella sua massima espressione. Thank you.
ideato per soddisfare due categorie in apparenza differenti e lontane, in realtà nascono e svelano lo stesso mistero, la stessa magia. Con particolare attenzione, dopo un attento studio biblico-liturgico, il creatore di Agios cura la solennità delle vesti liturgiche, che dunque sono il riflesso stesso della gloria di Dio. Non è compito facile realizzare una veste liturgica, richiede sensibilità ecclesiale, conoscenza storica delle vesti per il culto. Non è un caso che anche per la sposa, l'abito nunziale, da sempre citato nell'Antico Testamento, dai Romani e da tutti i popoli con fervida tradizione, l'importanza dell'abito ornato di gioielli completato da velo, sfata il mito delle tradizioni popolari, ma ha in sé un significato ancora più profondo, quello di volare lo sguardo agli occhi di Dio. Come anche i tessuti stessi sono pregiate organze, chiffon, rendono ricca di luce la sposa, rivestiti o sioni. Ricordiamo con l'esempio di Pio IX che, non avendo grandi ricchezze familiari per le camicie di ordinazione, la mamma disfò il suo abito nuziale e ne fece un capolavoro liturgico. È così che i due sacramenti camminano di pari passo. La vita consacrata al matrimonio che genera vita consacrata al sacerdozio. Agios di Gerry Enrico. Di Gerry Enrico, questo è il vostro applauso. Io chiamo qui lo stilista, il nostro Sergio Gerry Enrico, che seguito, grazie, fatelo, seguito i nostri mori con le sue creazioni bellissime. Ciao e benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera, complimenti per le tue creazioni. La targa da parte dei nostri mori, foto di rito e poi di conseguenza la nostra sala Don Suso che ti aspetta per l'intervista. Insieme a Gerry io chiamerei Francesco La Vecchia, il priore Francesco La Vecchia, perché dobbiamo spiegare alcune cose, ad esempio il fatto, vieni Gerry qui accanto a me, che di prima acchito può sembrare un linguaggio blasfemo, ma tu ci tieni a sottolinearlo, di blasfemo non c'è nulla, anzi c'è molta devozione. C'è molta devozione e soprattutto anche tantissima liturgia, anche nell'abito da sposa, che può sembrare banale, ma leggendo i passi della Bibbia troviamo anche le nozze di Cana, il cantico dei cantici. L'abito da sposa è importante, è sempre stato importante, anche dei tempi dei Romani. È un abito sacro, quel giorno c'è luce, c'è sacralità, c'è solennità, ecco. E se qualcosa è andata bene o è andata male lo chiediamo al priore, però secondo me guardando il suo viso non hai sbagliato nulla. Prego, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di questo invito che è arrivato attraverso Gerry, un caro amico. Mi chiamo Francesco La Vecchia, sono un padre domenicano e da un mese sono a Catania. Sono siciliano anch'io, della città di Messina, e l'obbedienza mi ha portato con i miei confratelli a guidare la comunità di noi domenicani qui a Catania. Con Gerry c'è una vecchia amicizia, sono cliente suo da un pezzo. Ho sempre stimato innanzitutto la sua semplice timidezza, ma soprattutto l'umiltà di cercare di mettere insieme questo binomio che spesso noi teniamo, mi permetterete, in maniera errata, separato, sacro e profano.
credo che al di là o al di qua fate voi della fede che ognuno può avere, non credo che questa distinzione sia esatta. Tutto ciò che è vita, tutto ciò che è bellezza, tutto ciò che è amore non può che essere bello e sacro. E allora il concetto di profano viene superato ed è molto bello quanto è stato detto, il legame tra l'abito da sposa e l'abito sacerdotale, perché in realtà sono le due facce di un unico amore. E quindi complimenti a voi e complimenti a Gerry. Grazie per queste parole bellissime che, lo dico personalmente, mi toccano il cuore, però ci devono anche far riflettere per questo connubio che accompagna le vite di tutti noi. Grazie Gerry, grazie Priore. Andrea. Siamo in addirittura d'arrivo, ancora un brano dal sapore spagnolo dopo La Banera con la canzone della Paloma che fa parte della Zarzuela. Signore e signori, Roberta Celano. Conci. Mi piace sta cosa. Che ti chiamo? E domani ti telefono. Vabbè. Va bene. Conci, come sta andando questa serata? Ormai siamo in dirittura d'arrivo, tra poco parliamo di Dario Loris Cerfolli. Sì, un'accademia che ci ha aiutato a truccare e parruccare tutte le modelle e i modelli, e quindi ringrazio. E quindi parto con i ringraziamenti. Sì. Sicuramente avete gradito il nostro ingresso con il flirt di Nicosia Cantine, il loro spumante pregiato che ci hanno gradevolmente omaggiato per la serata, e quindi ringrazio, lo chiamo il rappresentante delle cantine Nicosia qui sul palco.
L'altro partner è Miki Caffè, che però non è presente perché si è beccato l'influenza. E poi sicuramente un ringraziamento particolare sono ai nostri mori, quindi Curiosi Incanti, che li chiamerei qui sul palco. Io prima ho chiesto, ma volete parlare? Non hanno parlato, no, ma ho risposto con la testa. Infatti mi hanno detto non mi fare parlare, però adesso a Giovanni lo facciamo parlare. Beh, questa sera facciamo uno strappo alla regola. Non te lo aspetti, capito? Non te lo aspetti. Io voglio ringraziarti, voglio ringraziare voi, voglio ringraziare questo meraviglioso pubblico e soprattutto voglio ringraziare la nostra bella principessa. Sai, vorrei tornare a casa tutto intero questa sera, no? Prima che magari mi fa qualche scherzo. Beh, tu hai detto tutto. E io voglio dirti questo, queste teste di Moro che sono state l'ultima nostra creazione vogliono essere... che poi lo sono nella realtà, no? E diciamo che le teste di Moro rappresentano il benessere, no? Quindi è una cosa che porta bene. Ecco, io dedico queste teste di Moro alla mia bella Sicilia, all'arte siciliana, e quindi lo dico qui insieme a te, viva la Sicilia e viva l'arte. Eccolo qui, in rappresentanza delle cantine Nicosia abbiamo Aldo Carpitano. Ha goduto di questa serata, ne è piaciuta, ci farete ancora da sponsor? Assolutamente, l'anno prossimo sicuramente saremo sponsor ufficiale, perché l'evento è stato bellissimo, quindi ringraziamo per l'invito e ci vediamo l'anno prossimo. Bene, grazie. Facciamo arrivare le targhe, siamo quasi addirittura da lì. Sì, Dario, Loris e Cerfolli. Arrivano anche i nostri ragazzi con i quadri, prego. Fanno la loro sfilata. Fanno un mimetismo di quadri famosi. Ora entreranno pure i loro artisti, praticamente, chi li ha realizzati. E lui invece è l'artstylist che si è occupato del parrucco. Cosa stiamo vedendo, Dario? Allora, in realtà stiamo vedendo del face painting su delle ragazze, che i miei allievi, che tra un poco usciranno, si metteranno qua davanti. E hanno realizzato su queste ragazze. Abbiamo impiegato veramente poco, perché oggi pomeriggio abbiamo avuto un pomeriggio lunghissimo, perché abbiamo pettinato e truccato tutte le modelle che avete visto. Noi ci conosciamo già da tempo, infatti. Ed è stato molto bello, anche se faticoso, però nello stesso tempo ci siamo anche divertiti. Ringrazio Conci per questa cosa. Noi ci conosciamo perché tu sei un truccatore anche di spettacolo, sì, e tu sei stato truccatore del nostro Gris. Sì, infatti, lo ricordi bene. Che ci siamo anche lì all'epoca molto divertiti. Io volevo lasciare questo spazio perché in realtà è molto bello anche da vedere. E i ragazzi si sono impegnati in questa cosa che fondamentalmente solitamente si fa in passerelle lunghissime con tantissimi quadri, però questa era una bella idea da portare, non so se vi piace, però è una cosa che in realtà a me piaceva parecchio, quindi l'ho fatto. Prima che Sara inizia la sua intervista, Dario e tutti i personaggi dell'Academy, sì? Io vorrei ringraziare una persona che non è il suo lavoro, perché lui fa tutt'altro nella vita, però veramente è stato di grande supporto non soltanto nella giornata di oggi ma in tutta l'intera organizzazione. Solitamente non lo faccio, però ringrazio Stefano, mio marito Stefano Arena, con le facciamo un grandissimo applauso e ringraziamo sempre. È una persona speciale, tu la conosci bene, e veramente grazie. Ringrazio le mie hostess di Runway Communication che hanno collaborato, che avete avuto modo di conoscere, e ancora una volta io ti lascio la parola per poi Sara, passare. Lascio la parola a Sara, così a tra poco, grazie ragazzi, grazie. Sara, guarda, a te. Circondata d'arte, non capita davvero tutti i giorni questi meravigliosi quadri, permettimi di fare una riflessione. La parola trucco spesso viene associata a qualcosa che nasconde, invece grazie a te il trucco esalta la donna, esalta la sua femminilità, esalta la persona. Sì. Io però devo dirti che in realtà io sono un truccatore atipico, perché preferisco una donna non truccata che truccata male. È giusto. E poi sono anche dell'idea che tante volte il trucco non debba nascondere ma debba far uscire. Infatti non accetto assolutissimamente tantissimi miei colleghi che tendono a coprire piuttosto che scoprire, perché coprire è facilissimo, scoprire è molto difficile, ed è questo che rende più bella una donna.
se dovessi usare due aggettivi, una per la parte araba e una per la parte italiana, quali useresti? Allora, per la parte araba sicuramente sceglierei per entrambi amore, perché senza quella non puoi fare adesso niente. La passione è quella che poi accomuna anche i miei allievi, che sono la magia del mio lavoro. Senza questa magia il lavoro non lo puoi realizzare e senza la magia non c'è amore. Grazie, grazie Dario. Allora mi piace concludere da questo green carpet con la magia di queste parole, la magia di questa serata e di questi momenti che abbiamo vissuto insieme. Grazie Andrea, a te. Qui sul palcoscenico accanto a me chiamo le due donne che oggi sono state in mia compagnia, sto parlando di Conchi Gulino e Sara Donsuso, mentre le nostre ragazze fanno da coreografia di chiusura. Eccovi, vi ho detto le mie ragazze, capito? Faccio scena. Le nostre ragazze nel frattempo sfilano, loro, se ti ricordi, sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso che abbiamo visto prima. Ma queste ragazze da che sono state selezionate? Queste ragazze sono state selezionate dalla Runway Communication. Bella selezione, no? Una gran bella selezione, ma posso candidarmi anche io? No comment. Vabbè. Sara. Non rispondo. Belle amiche, ragazze, complimenti, cose, capito? Poi, vabbè, comunque siamo in chiuso. Ragazze, prego, prego, non titubate. Mentre le nostre ragazze scendono, ma poi in chiusura devi scendere anche tu, Conchi, no, vero? No, assolutamente no. Prego, vieni, avanza, vuoi fare dei ringraziamenti finali? Io volevo ringraziare tutti coloro che sono rimasti sino adesso qui e niente, ringrazierei comunque coloro che sono state l'anima della serata, appunto le ragazze, ma se me lo abbassi un po', grazie. Quindi ringrazio le ragazze veramente, ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato, ma soprattutto il pubblico che è rimasto. E te Andrea, che sei meraviglioso, e soprattutto Sara, che anche se non ama il palcoscenico, l'abbiamo fatta già salire due volte. Grazie. Mi ha detto non farmi salire sul palco, io ce l'ho fatta due volte. Signori, ringraziamo veramente Sara Donsuso. Grazie a Conchi, grazie a te, grazie a tutti voi. Allora, che dire, diamo appuntamento al prossimo anno sperando che tutto si possa essere rinnovato e regalare alla città di Catania magari una mostra permanente con tanti più artisti. Sì Sara, ricordiamo l'agenda. C'è la possibilità di ordinare questa agenda del 2022, l'agenda di Art Fashion Show, in modo tale da poter rivivere questa serata, poter rivivere questi momenti, rileggere le biografie di questi meravigliosi artisti che sono arrivati da tutte le parti del mondo ed è un'occasione per appuntare le cose belle della nostra vita, ma anche le cose legate all'arte, che non fa mai male. Ringraziamo i nostri Mori che sono stati in compagnia tutta la sera, grazie ragazzi, grazie veramente, siete bellissimi. Noi diamo l'appuntamento all'anno prossimo, io voglio ringraziare ancora Conchi Gulino, la Runway Communication, Aurelio Puglisi, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia fino ad ora e a tutti quanti voi una buona serata, arrivederci. Thank you.